mi è stato chiesto di fare una riflessione tra la Chiesa di ieri e quella di oggi, e in modo particolare sul perché non avvengono più i miracoli. Per chi come me ha conosciuto il Signore circa 40 anni fa, non si può far altro che rimanere sconfortato nel constatare che nella Chiesa cosiddetta moderna non avvengono più le meravigliose opere dello Spirito Santo che si manifestavano attraverso i doni, i ministeri elencati da Paolo nelle sue epistole. Penso che i giovani cristiani di oggi non hanno mai provato o vissuto personalmente l'avvento di vere liberazioni demoniache o di vere guarigioni, dalle più svariate delle malattie, cioè dalla più semplice febbre, ai casi di tumori maligni che noi, più anziani della fede, abbiamo sperimentato come guarigione. Quando dico che abbiamo sperimentato, intendo dire che non solo abbiamo visto avvenire guarigioni con i nostri occhi, ma che noi stessi siamo stati strumenti nelle mani di Dio per portare guarigione agli ammalati. Molte delle persone guarite sono ancora vive e vegete tra di noi e molte di loro sono conosciute qui a Taranto e non solo. Febbre, depressioni, ernia al disco, gravidanze impossibili, malattie agli occhi, tumore al cervello, tumore ai reni, e potrei continuare per settimane raccontando tutte le testimonianze che accompagnano la mia vita spirituale e non solo la mia. Abbiamo visto anche un caso di resurrezione di un bambino che quest'anno, 2017, compirà 37 anni. Per non parlare poi di tante altre incredibili manifestazioni, non collegate prettamente alle malattie, ma che hanno risolto miracolosamente problemi relativi all'ambito sociale, lavorativo, familiare, economico e tante altre cose. Oggi invece sembra che ci si accontenta di qualcosa che ci arriva attraverso i social network come Facebook, YouTube, WhatsApp o altro, e che avviene in qualche altra parte del mondo attraverso alcuni sedicenti servitori di Dio, e che, oltre a noi non avere la possibilità di verificare tali eventi, nella maggior parte dei casi sono falsi e abilmente architettati. Si ha la falsa impressione che lo Spirito Santo elargisca i suoi doni solo a poche persone particolari, escludendo tutti gli altri. Ma secondo quello che insegna la parola di Dio, non può essere così. Nel Vangelo di Marco, ad esempio, Gesù dice: "Or questi sono i segni che accompagneranno coloro che avranno creduto. Nel mio nome cacceranno i demoni, parleranno in lingue nuove e alla fine imporranno le mani sugli infermi ed essi guariranno." Lo trovate in Marco 16, versetti 17-18. Questo versetto ci insegna che tutti i veri cristiani possono ambire, come dice anche Paolo, ai doni dello Spirito e sempre sotto la guida dello Spirito Santo, ovviamente, usufruirne all'occorrenza. Ma allora come mai oggi, nella migliore delle ipotesi, si sentono parlare solo lingue strane o i linguaggi, se preferite? Ogni tanto si sente parlare di qualcuno che è stato battezzato con lo Spirito Santo. Ma sarà vero? La mia domanda è pertinente in quanto, secondo quello che è scritto nel libro degli Atti degli Apostoli, chi riceve il battesimo dello Spirito Santo riceverà anche potenza per espletare le opere dello Spirito Santo. Infatti, nel libro degli Atti, al capitolo 1, versetto 8, è scritto: "Ma voi riceverete potenza quando lo Spirito Santo verrà su di voi e mi sarete testimoni in Gerusalemme, in tutta la Giudea, la Samaria e fino all'estremità della terra." Questo disse Gesù prima di ascendere al cielo. La conferma di quanto appena letto la troviamo subito dopo, sempre nel libro degli Atti, al capitolo 2, dal versetto 1 al 4, dove, nel giorno della Pentecoste, tutti furono battezzati di Spirito Santo, erano in 120 persone, e cominciarono tutti a parlare in lingue diverse, lingue conosciute e non. Alleluia.
Continuando a leggere dal versetto 14, ci viene detto che Pietro, un umile pescatore sicuramente senza istruzione e con nessuna esperienza evangelistica, si alzò e, rivolta alla numerosa folla, senza palco, luci, strumenti musicali, eccetera, fece un discorso alla fine del quale si convertirono e furono battezzate 3.000 persone. Lo trovate al versetto 41, questo episodio. Subito dopo, lo stesso Pietro guarì un mendicante zoppo che si trovava fuori dal tempio. Ma quello che ho, te lo dono nel nome di Gesù di Nazaret. Alzati e cammina. Lo trovate in Atti 3, dal versetto 2 all'8, e in seguito vennero guarite decine di altre persone. Qualcuno guariva addirittura al passaggio della sua ombra e di conseguenza molti altri si convertirono al Signore. Atti sempre 5, dal versetto 14 e i seguenti. Pietro e tutti gli altri furono battezzati di Spirito Santo e ricevettero la potenza dello Spirito Santo che si manifestò immediatamente. Noi pentecostali abbiamo creduto in ciò che ci è stato tramandato dai padri della Chiesa e fino a pochi decenni fa quanto avvenne nel giorno della Pentecoste avveniva in tutte le chiese pentecostali. Ma oggi dove è finita tutta questa potenza? Perché in passato veniva manifestata mentre oggi non ce n'è più quasi traccia? Cosa è cambiato? Di certo non è cambiato lo Spirito Santo né le promesse contenute nella parola di Dio. Evidentemente è cambiato l'approccio che i cristiani moderni, siano essi pastori o semplici fedeli, hanno con Dio e con le cose spirituali più in generale. Ho messo in mezzo i pastori o sedicenti tali perché dovrebbero essere loro i primi ad incitare i fedeli a ricercare i doni dello Spirito Santo per l'utile comune, così come insegna l'Apostolo. In passato, sia i pastori che i suoi collaboratori insegnavano ai giovani come predisporsi nella preghiera per ricevere dal Signore i doni dello Spirito Santo, reputando questi di primaria importanza. Una chiesa senza i doni è una chiesa sterile, anche se formata da centinaia di persone. Oggi si è portati a credere che una chiesa numerosa sia la prova che lo Spirito Santo è con essa, ma non è così, altrimenti dovremmo pensare che lo Spirito Santo sia anche con i testimoni di Geova, con l'Islam estremista, nei concerti rock, nei partiti politici, eccetera. Si è portati a credere che lo Spirito Santo sia nel locale più bello, nelle grandi evangelizzazioni o nella bella musica, ma non è così. Un bel locale, una riunione evangelistica, un bel canto di lode possono senz'altro emozionare ed ispirare, ma in tutto questo non c'è una manifestazione tangibile dello Spirito Santo. Pensate ad esempio alla canzone Imagine di John Lennon. La sua melodia emoziona ed ispira ancora oggi. Ma il testo della canzone è dichiaratamente anticristiana e come essa ce ne sono centinaia. Con questo non voglio dire che i bei locali, le grandi manifestazioni evangeliche, le musiche cristiane non sono da parte di Dio, anche perché la parola insegna che Dio si muove nella lode. Ma la domanda da porsi è: in che modo Dio si muove nella lode? Distribuendo emozioni, urla, salti di gioia, linguaggi, eccetera. Nella chiesa del passato ho visto avvenire conversioni, liberazioni e guarigioni mentre si lodava il Signore. Io stesso in prima persona ho ricevuto guarigione mentre lodavo il Signore in una piazza.
Ecco, in questo modo ho visto Dio muoversi nella lode e si è vista la concreta manifestazione dello Spirito Santo. Quindi cosa ha fatto la differenza? Sicuramente i locali oggi sono più grandi e più belli. Le grandi manifestazioni sono più curate e più organizzate. I canti e le lodi sono più elaborati del passato. Cos'è venuto a mancare allora? Manca una sincera e accorata e sviscerata ricerca dei doni spirituali. Manca la ricerca del dono di conoscenza, del discernimento, di liberazione, di guarigione. Mancano ore in ginocchio per chiedere e ricevere queste cose da Dio. Manca la severità, la solennità e la messa in pratica dell'insegnamento biblico così com'è, senza superficialità, senza compromessi, come oggi si tende a fare, purtroppo. Come ho già detto in passato, si insegnava a predisporsi per ricevere i doni. Oggi sembra non ci sia più tempo per questo. Ricordo che quando in comunità c'era una persona malata o posseduta, non permettevo di urlare, saltare o creare quelli che io chiamo effetti speciali. Facevo in modo che tutti si concentrassero nella preghiera sull'ammalato fino ad essere sicuri che lo amassero. Quando erano certi di amarlo, allora e solo allora ognuno poteva pregare per la guarigione, che nella maggior parte dei casi avveniva. Quando invece ci si trovava da soli con un ammalato, si passavano ore in preghiera. Anche mentre si continuava a parlare, con la mente e con il cuore si pregava. Quando si era sicuri di amare quella persona, si chiedeva al Signore la guarigione. Poi, solo quando si sentiva l'approvazione di Dio, e solo allora, si comandava la guarigione che avveniva. Molte volte succedeva che anche se cercavi di trattenerti, usciva da sola la frase che ordinava «Nel nome di Gesù, sii guarito!» e la guarigione avveniva. In passato si cercava prima il dono del discernimento, perché con esse potevi comprendere quando un comando era da parte di Dio. Una volta avuta la certezza che fosse un suo comando, si agiva. Si imparava e si insegnava ad essere attenti a questo, perché molte volte i nostri buoni propositi e i nostri sentimenti potevano sembrare da parte di Dio, mentre potevano non esserlo. Si dubitava continuamente e fortemente di se stessi per evitare di dire «così dice il Signore» quando il Signore invece non aveva parlato. Oggi invece, la maggior parte delle volte in buona fede, viene usata questa frase con ingenua superficialità. Molti giovani di oggi vedono noi, giovani di ieri, come delle persone antiquate che non riescono ad adattarsi ai tempi che cambiano, non rendendosi conto che ciò che sta rendendo la Chiesa sterile è proprio questo adattarsi ai tempi, e ciò che è peggio è che si cerca di adattare la parola di Dio ai tempi. Ora, a costo di sembrare un troglodita spirituale, facciamo alcune comparazioni. Le comunità di ieri. Nella maggior parte dei casi i luoghi di culto erano piccoli localetti arredati alla meglio. Gli strumenti musicali erano vecchi organi fatiscenti, solo pochi possedevano una fisarmonica o una chitarra classica. Le sorelle sedevano tutte da un lato del locale e i fratelli dall'altro lato. Le sorelle indossavano tutte rigorosamente il velo. Tra fratelli e sorelle non era ammesso neanche scambiarsi il bacio sulle guance come segno di pace. Non erano assolutamente ammesse le donne al ministero pastorale. Le sorelle non indossavano né pantaloni né abiti succinti o troppo attillati, non si truccavano né sfoggiavano collane o braccialetti d'oro, eccetera. All'orario del culto, salvo rare eccezioni, erano già tutti in chiesa, anche prima veramente, perché pregavano per il messaggio. Roba da medioevo, penserà qualcuno. Probabilmente avevamo il calice di legno, mentre la fede e lo zelo erano di oro. E per questo avvenivano liberazioni, guarigioni e miracoli di ogni tipo.
Diamo ora un'occhiata alle comunità di oggi. I locali sono grandi, spaziosi e ben arredati, strumenti musicali sempre più moderni e sofisticati, il velo per le sorelle oramai non è più di moda, le donne possono anche pasturare e le sorelle possono indossare ciò che vogliono e truccarsi quanto vogliono. Al culto poi c'è chi arriva prima, c'è chi arriva dopo, c'è chi arriva alla fine. Però la Chiesa è al passo coi tempi, dirà qualcuno, probabilmente. Ma ora il calice è d'oro, mentre la fede e lo zelo sono diventati di legno. E per questo non avvengono più le liberazioni, le guarigioni e i miracoli di ogni tipo che prima invece avvenivano. La mia sarà per qualcuno una riflessione obsoleta e da persona antiquata, però, obiettivamente parlando, bisogna ammettere che negli ultimi decenni le cose nella Chiesa si sono evolute verso il peggio, spiritualmente parlando. Pietro, con un solo discorso fatto per strada e senza l'ausilio di palchi e strumenti, vide convertirsi migliaia di persone nel giro di neanche mezz'ora. Oggi quante persone si convertono durante un'evangelizzazione organizzata e in grande stile, fatta con nomi altisonanti, volantinaggi, palchi addobbati alla Sanremo, strumenti all'ultimo grido, musiche moderne e quant'altro. Non viene qualche dubbio che forse lo si fa più per una nostra gratificazione anziché per l'avanzamento del regno di Dio? Non sarebbe forse meglio stare più tempo sulle nostre ginocchia e, parafrasando ciò che disse Giacobbe a Dio in Genesi 32, 6, dire anche noi al Padre: non me ne andrò di qui finché tu non mi abbia battezzato con il tuo spirito e conferito potenza? Non pensate sia forse meglio fare qualche passo indietro e considerare che se per centinaia d'anni la Chiesa è progredita per la potenza che lo Spirito infondeva, ottenendo anche voi, giovani, Chiesa di oggi, come risultato, è perché ci si atteneva a quanti i padri della Chiesa ci hanno tramandato? D'altronde, è la parola di Dio stesso che parla alla Chiesa dicendo: ma ho questo contro di te, che hai lasciato il tuo primo amore. Ricordati dunque dove sei caduto, ravvediti e fa le opere di prima, se no verrò a te e rimuoverò il tuo candelabro dal suo posto, se non ti ravvedi. Lo trovate in Apocalisse 2, al versetto 4 e 5. Questo, tornando indietro, non vorrà dire rinunciare a tutto ciò che si è fatto fino ad oggi. Ben vengano i bei locali, le moderne tecnologie musicali. Io stesso a Taranto sono stato uno dei primi ad introdurre chitarre e strumentazioni elettriche ed elettroniche nella chiesa, in quanto provenivo già da esperienze musicali e canore. Insieme a me c'erano altri che facevano parte del mio complesso musicale quando, quasi contemporaneamente, ci convertimmo al Signore e consacrammo la nostra esperienza e i nostri strumenti per la causa dell'Evangelo. Portammo un'innovazione che altri seguirono e ci prodigavamo in nuovi canti più elaborati, evangelizzazioni per le piazze, eccetera. Ma innanzitutto ci dedicavamo alla preghiera, all'evangelizzazione diretta con le persone e alla ricerca ardente dei doni spirituali, così come consiglia Paolo in 1 Corinzi 12, 31, il quale dice: ma desiderate ardentemente i doni maggiori e ora vi mostrerò una via che è la via per eccellenza. La maggior parte di voi sa di cosa parla Paolo in questo capitolo, parla dell'eccellenza dell'amore. Ma lui sottolinea: desiderate ardentemente i doni. Eravamo tutti accaniti nella ricerca dei doni spirituali e passavamo ore nelle preghiere in comune fino a che Dio manifestava la sua gloria. Facevamo queste cose senza tralasciare le altre, come insegna anche Gesù in Luca al capitolo 11, versetto 42. È a questo che la Chiesa di oggi deve tornare se vuole vedere lo Spirito Santo all'opera attraverso le manifestazioni e miracoli di ogni genere.
Nel 1978 avevamo aperto una piccola comunità giù nello scantinato della mia abitazione. Un localetto di circa 4 metri per 4. In pochissimo tempo si sparse la voce e venivano a trovarci persone convertite e non sia da tutta la provincia di Taranto che da fuori Taranto. Qualcuno l'aveva soprannominata la chiesetta dei miracoli, per la gloria di Dio e per tutto quello che Dio faceva in quella chiesetta. A volte si formava una folla fino a fuori il portone di casa, riempendo anche le scalinate e il corridoio dello scantinato. Io so che oggi molti giovani della fede vogliono servire il Signore sinceramente e sinceramente lavorano a volte duramente per preparare delle evangelizzazioni curate sia sotto l'aspetto musicale che sotto l'aspetto organizzativo. Allo stesso modo si rimboccano le maniche per abbellire i locali di culto offrendo il meglio di se stessi per rendere cose gradite a Dio. Lo so perché conosco personalmente molti di questi preziosi giovani fratelli. C'è però un altrettanto prezioso episodio biblico che probabilmente molti pastori o monitori non citano abbastanza frequentemente. È quello di Marta e Maria, quando ebbero Gesù come ospite in casa loro. La Bibbia ci racconta che a un certo punto Marta era presa tutta a fare i preparativi per il pranzo da offrire al Signore, mentre sua sorella Maria era seduta ai piedi di Gesù, intenta a dialogare con lui. Marta era un po' seccata perché voleva essere aiutata nei preparativi, quindi si rivolse a Gesù, quasi ritenendolo responsabile, e gli disse: «Signore, non ti importa che mia sorella mi abbia lasciata da sola a servire? Dille dunque che mi aiuti». Fin qui potremmo dire che Marta avesse ragione a lamentarsi di sua sorella. In fondo dovevano fare sì che tutto fosse in ordine e predisposto per offrire il meglio al Signore. Ma chi conosce l'episodio sa anche quale fu la risposta che Gesù diede a Marta. Il Signore rispondendo le disse: «Marta, Marta, tu ti affanni e ti inquieti di molte cose, ma di una cosa sola c'è veramente bisogno. E Maria ha scelto la parte buona, quella che non le sarà tolta». Trovate questo episodio in Luca, capitolo 10, versetti 40 a 42. Diciamoci la verità. Se ci fossimo trovati noi al posto di Marta, sicuramente ci saremmo sentiti offesi e probabilmente avremmo risposto a Gesù: «Vedi che dopo tutto sto lavorando per te». Tornando ora a noi, questo è proprio ciò che sta accadendo nella Chiesa di oggi. Ci si affanna nel tentativo di offrire al Signore il meglio che possiamo, ma si trascura la parte più importante, la parte buona che Maria aveva scelto, senza tralasciare le altre cose. Il consiglio che rivolgo alla giovane chiesa di oggi, pertanto, è questo: tornate al giorno della Pentecoste. Tornate al giorno della Pentecoste. Chiedete e desiderate ardentemente, in tempo e fuori di tempo, che lo Spirito Santo vi conceda tutti i suoi doni e che questi siano manifestati attraverso di voi. Non dovete assolutamente pensare che questa promessa non sia per voi. Leggete in Gioele 2,28 la stupenda promessa che Dio ha fatto a voi giovani. Non aspettate il profeta o il guaritore che arriva da qualche altra città o nazione. Lo Spirito Santo è qui, è con voi e non aspetta altro che le vostre insistenti e accorate richieste per donarvi ciò che è suo affinché lo spendiate per l'avanzamento del Regno di Dio. La Chiesa di ieri era questo che faceva. E la gloria di Dio veniva manifestata e le anime si convertivano. La Chiesa di ieri faceva queste cose, senza tralasciare le altre. Per concludere, permettetemi una battuta spiritosa su come vedo io la differenza dalla Chiesa di ieri a quella di oggi. La Chiesa di ieri era formata da alcuni bulldozer che tiravano dritti per la loro strada, angusta e pericolosa. La Chiesa di oggi, purtroppo, la vedo come centinaia di monopattini sbandati che si scontrano tra loro correndo da una parte all'altra su strade comode e asfaltate.
tornate al Signore. Tornate al Signore come la Chiesa di ieri. Tornate al Signore sulle vostre ginocchia. Cercate al Signore ed Egli ve lo concederà. Dio vi benedica.